Buonasera a tutti amici di calcetando.it, centro sportivo di Rho, appena finita la partita di cartello per questa giornata, Rho-Pavia. Risultato finale 4-3 per il Rho. Siamo qui con uno dei migliori interpreti di questa partita, Simone Lupis. Ciao Simone. Ciao, ciao. Allora, questa partita com'è andata al di là del risultato per te? È andata bene, partita tirata, sapevamo che sarebbe stata difficile, ce la siamo giocati contro una grande squadra e abbiamo preso i 3 punti che erano importanti. E adesso? Erano partiti per puntare ai playoff, ora abbiamo una serie di partite ancora scontri diretti, ce la giochiamo, vediamo di che passi siamo fatti. Benissimo, delle squadre di cartello, diciamo, Pavia era una di queste, chi vi manca di incontrare? San Damiano e Bergamo, tutte e due le prossime. Allora, le prossime partite vedremo di che pelle è fatta il Rho. Complimenti per la prestazione, visto che sei stato veramente bravo. Grazie, grazie. Allora, tanti auguri anche a Simone, come al solito, e che tu possa fare una gran bella carriera, vista la tua. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Con Deux Ex Machina Corona. Allora, grande prestazione, ci eravamo rivisti qualche mese fa, la prima di Coppa Italia, mi avevi detto quest'anno sarà un anno di transizione, tanti giovani, in realtà ce la stiamo giocando fino in fondo. Beh sì, devo dire che i ragazzi stanno facendo molto bene e diciamo che per certi aspetti sono sorpreso anch'io, non tanto dei risultati ma della rapidità con cui siamo riusciti a stare in alto da subito. Avendo una squadra nuova pensavo, ed avevamo anche messo in preventivo, di magari non avere una grande partenza, infatti nelle prime 2 di campionato abbiamo perso. Poi la squadra ha preso consapevolezza, sta crescendo giornata dopo giornata e quindi ci godiamo questo momento favorevole sia in campionato che in coppa. Siamo consapevoli che è difficile perché ci sono squadre di alto livello, il Pavia oggi l'ha dimostrato, è sicuramente stata una partita molto, molto tirata, di quelle belle da vincere ma che ti tolgono qualche anno di vita in termini di tensione, però complimenti davvero ai ragazzi che si stanno applicando con grande impegno, con grande serietà, sappiamo che noi andiamo avanti partita per partita, quindi non lanciamo proclami, per noi oggi era solo un esame in più tra quelli che avevamo già fatto, tra l'altro anche con alcune assenze importanti, perché noi oggi eravamo senza i 2 attaccanti principali che sono De Gennaro e Migliano, e con il solo Gagliardi in una partita molto particolare che infatti poi mi ha costretto a fare anche delle scelte un po' diverse dal solito dal punto di vista tattico, proprio perché è stata una partita molto bloccata, perché le squadre si temevano, si sono rispettate molto e si sapeva che ogni piccolo errore, ogni piccolo dettaglio poteva poi fare la differenza tra vincere o, non, o perdere la partita. Al presidente allenatore del Rho non possiamo che fargli un bel in bocca al lupo per il proseguo e che sicuramente sarà ricco di soddisfazioni per te. Incrociamo le dita, vi ringrazio, complimenti a voi per quello che state facendo per questa disciplina e vi seguo su internet. Grazie mille. Ciao, grazie a voi. Sempre qui dal centro sportivo di Rho, finita la partita col Pavia, risultato ricordiamo 4-3. Marco Milanese, mister del Pavia, uno dei più grandi conoscitori di questa categoria, tantissime vittorie, mio avversario un sacco di volte, e poi 3 anni fa Pavia. Sì, dopo l'avventura con l'Aurora mi ha chiamato il presidente Argese, mi ha esposto un po' il progetto che volevano fare a Pavia. Era un progetto serio, fatto di persone comunque che avevano voglia di far bene. E niente, allora abbiamo incominciato. La cosa importante è stata innanzitutto dover prendere i giocatori da fuori, perché il bacino di Pavia non era ancora pronto per il calcio a 5. Dopodiché abbiamo fatto una buonissima annata, sono arrivati giocatori importanti come Andrea Casneda, Ludovico Foglia, è arrivato Enrico Vivarelli
E niente, questo progetto è cominciato, abbiamo fatto il primo anno molto bene, il secondo anno abbiamo fatto questa C2 con l'arrivo di Massimo Iandiorio, che comunque è stata una grossa mano. Abbiamo vinto in ambo gli anni Coppa e Campionato. Ripeto, tutto questo è stato sicuramente quello che ha fatto nascere questo progetto. È stato il presidente Argesi insieme al direttore sportivo Andrea Colombo, che comunque sono un po' l'anima del Pavia. Grazie innanzitutto per questa breve cronostoria, ma il Pavia a questo punto dove potrà arrivare? Ma il Pavia innanzitutto ha cambiato poco, perché rispetto all'anno scorso abbiamo perso Lodovico Foglia, che è andato al Mailand, e Enrico Vivarelli, che si è trasferito in Piemonte. È arrivato Luigi Marrone e poi c'è un bel gruppo di giovani, sono tutti 89, 90. Noi giochiamo anche con il secondo pivot che ha giocato questa sera, è un 93. Quindi noi stiamo facendo di tutto per far crescere questi ragazzi. I ragazzi mi seguono bene, per lo più noi abbiamo una grossa fortuna a Pavia, abbiamo l'università, che è un bacino d'utenza non da poco. Un'ultima domanda, visto che sei un profondo conoscitore dell'ambiente, cosa ti senti di consigliare a chi vorrebbe entrare in questo mondo del calcio a 5? Ma se arriva dal calcio a 11, riuscire a mettere tutto nel dimenticatoio, perché questo qui è esattamente un altro gioco. Quindi io dico, i ragazzi che arrivano dal calcio 11 hanno l'umiltà di fermarsi e di dire questo è un altro gioco, secondo me possono fare bene in tanti. Se invece uno pretende di arrivare a giocare a 11 in questo, in un 40-20, farà molta fatica, e lo dimostra la quotidianità. Nel ringraziare Marco Milanese, che oltretutto è un mio amico, ti faccio i migliori auguri di arrivare più in alto possibile, perché te lo meriti di cuore. Grazie mille, buona serata a tutti. Sempre dal centro sportivo di Rho, con uno dei migliori interpreti, un giovane, questa volta un giovane, Mario Milito, un cognome importante, da Salerno, studente di scienze motorie a Pavia, perché studente? Sì, sono a Pavia per studio, questo è il terzo anno che sono a Pavia, prima studiavo altro e poi ho deciso di cambiare e fare scienze motorie. Ti piace questo sport? Molto, sono 6 anni che ci gioco e mi piace molto. È il primo anno che fai la C1 qui in Lombardia? Sì, è il primo anno che faccio la C1, ho iniziato l'anno scorso col Pavia, abbiamo fatto la C2, abbiamo vinto campionato e coppa e poi giù ho giocato in D e sempre C2. Mi segnalano che tu sei in odore di convocazione in nazionale. Sì, così mi hanno detto che probabilmente volevano convocarmi in qualche raduno con la nazionale maggiore. Sì. Questo per me è un onore, visto che molto probabilmente vestirai la maglia azzurra. Magari se continui così. Lo spero. Allora, a Mario innanzitutto un bel in bocca al lupo per diventare dottore in scienze motorie. Crepi. E poi di arrivare a raggiungere qualsiasi tuo obiettivo col Pavia e anche per te stesso e con la nazionale possibilmente. Crepi lo stesso, grazie.